Mancano 5 minuti alle 16, mentre gli atleti si stanno scaldando, ora si fermeranno, perché come protocollo, come tradizione di tutti i grandissimi eventi sportivi internazionali e nazionali, è un già, lo è il momento, signore e signori, di ascoltare l'inno nazionale italiano. Grazie.
Andiamo. Pochi minuti andremo a presentare le atlete per iniziare la gara femminile, vi ricordo in diretta su Rai Sport, poi alle 18 la gara maschile, l'altro anno Mirena Teneriva, l'atleta poica, vinse la quarta edizione. Mentre in campo femminile, sempre nel 2021, l'asticella sanificò i colleghi con la vittoria della fortissima ucraina Yaroslava Mahushik, questa fortissima atleta, e portò l'asticella qui a Udine ai 2 metri. Mentre in campo maschile, il russo Ilya Ivaniuk, 2:29. Questo l'altro anno con l'ucraino Andriy Prosecco, 2 anni fa vinse l'Udi Jump. E con la presenza anche del cubano Luis Zayas, altro fortissimo atleta, da 2:30 le ultime 2 edizioni, sempre sul podio con un secondo e un terzo posto. Quest'anno però per il momento fa poco di goderci nella gara femminile, e che gara che abbiamo, anzi sentirete adesso l'intro delle atlete, possiamo tranquillamente definire top delle campionesse mondiali, titoli europei, lui campionesse italiane. Thank you.
signore e signori, siamo pronti ad introdurre le atlete delle gare femminili dell'Odisap 2023. La quinta edizione, ladies and gentlemen, we introduce the athletes of the Odin Jam Race 5th edition. Odin is a personal best of 1.82, cioè personale di 1.82, from Slovenia, Monica Podlogar. She has a personal best of 1.90, un personale di 1.90, dall'Australia, Erin Shaw.
75, vediamo se sarà confermato. Inizio come altezza. And everything is ready, ladies and gentlemen, to start the athletes, the women race. Let's take it down the heights of the bar heights. It should be 1.75. Vediamo se inizieremo dal 1.75. Ecco i giudici che stanno misurando l'asticella. E vedremo poi il nome della prima atleta a saltare. In questo pomeriggio di febbraio, ricordiamo 9 febbraio, la quinta edizione di Running Jump, ricordando JJ Alessandro Dalotti. Vi ricordo in diretta su Rai Sport e anche sul sito ufficiale di Running Jump. E anche per la sorella non ci sono problemi. Sull'1 è 72. La Monica Podloga.
after the first attempt. It's perfect for the Australian. She has a personal best of 1.90, a giovane atleta australiana. Salta Cipolletti al primo tentativo e con la slow motion 1,76 m. Lei che ha un personale di 1,90 m. La scuola australiana. Gli anni sta facendo molto bene. Podloka, that's your turn for the Slovenia Monica. As the first down in the finale, fallito il primo tentativo per la Podloka. A 1,76 m. Approfittiamo per ringraziare tutti i coach e gli allenatori presenti, grande esperienza qui oggi. Abbiamo veramente la scuola dei tecnici e degli allenatori a livello nazionale, a livello internazionale. Ed ecco che entra in scena la numero uno dell'Azzurra, Elena Marotticara. Ricordiamo per la tenda dei Carabinieri, c'è un personal di 2-0. Medaglia di bronzo ai campionati mondiali di uscita negli Stati Uniti. Elena è qui, secondo evento della stagione, dopo quello toscano del primo fuori, la Toscana al Friuli. Supera il primo tentativo, il 1,76 m. Per l'Azzurra, nel centro sportivo di Carabinieri, un grande 2022, una grande stagione e un grande curriculum per questa fortissima atleta azzurra. A proposito di Italia, forza Marta! Al suo secondo tentativo, a 1,76 m. La signora Zinfrial, secondo te la prima, ne rimane uno per Monica. Quest'anno 1,80 m, il suo miglior risultato stagionale. Con un best 1,82 m. Vediamo slow motion delle rocche dell'artista sloveno. Abbiamo sempre avuto pieno di jump atleti sloveni, anche di buon livello. Quindi per Monica, the last chance, the third jump, the third attempt.
Pisi, che è peccato perché Monica Pondroia avrebbe visto una rincorsa molto corta e una scelta purtroppo è fuori. Facciamo un applauso a Monica Pondroia, grazie. Rivediamo in slow motion nella corda del terzo salto, eccolo qui, lo vediamo proprio in questo momento, che è stata un po' sfortunata. Alziamo la sticella, andiamo a 1,80 m, 1.80, the next part is Marta Morara, atletica Lugo. Tentativo il prossimo salto. Per Marta in questi anni ha avuto ottimi risultati nelle categorie anche giovanili, sia a livello nazionale che a livello internazionale. E a proposito di atleti giovani, Erin Show. Finisce il primo tentativo, Erin Show, una atleta in gara, la giovanissima compagna di squadra della campionessa del mondo Eleanor Patterson, che vedremo da quale altezza deciderà iniziare la gara. E attenzione che ora avremo al primo salto Irina Garashenko, la fortissima atleta classe 95 ucraina. Ha perso il best di 2 metri, quest'anno ha già realizzato un salto di 1,97. It's on air, that's the time of the train. Patterson, l'australiana, con una versione di 2.02. Ready to see the world champion.
Slavia. Vukovic a questa ottima fuori classe atleta di Montenegrina, ma non essere ricchissimo, grande esperienza, vedremo soprattutto come cercherà di affrontare il secondo salto e vediamo che avrà la slow motion di questo primo tentativo. Forza Elena, ecco la pronta dell'azzurra. Perfect. Quindi rimane in gara la giovane atleta australiana, la deve essere di 1,90. Però attenzione, Maria Vukovic is concentrated on the second attempt. Eccola qui la Montenegrina dopo aver fallito il primo tentativo. You got it, Marietje. Maria is on green light in the second attempt in 1.80. Rimane in gara la forte atleta montenegrina, Maria Vukovic, al secondo tentativo. Per Marta è l'ultima chance di continuare la gara di lunedì già per questa quinta edizione oggi, 9 febbraio 2023. Altezza di 1,80.
oggi, Marta Morara. Un applauso e un saluto alla atleta azzurra. La gara prosegue. Alla prossima altezza. 184. 1,84. Come la proiezione, come la programma. Mi ricordo successive, 1,86, 1,99, 2,01. And that's Erin Shaw. She's going to be the first jumper on the first satellite in the attempt 1.84. 1,84, la giovane atleta australiana, classe 2004. Al primo tentativo, first attempt. 1.84. Wow, congratulations, that's a really ending in the first attempt at Rara 1.84. Al primo tentativo ci riesce, anche senza problemi, è in show che per il momento è l'unica atleta che ha scelto di saltare dalla corsia dal corridoio di sinistra. And she's ready, Irina Gerashenko. For the arena first attempt, and this takes 1.84. No problem the first attempt, neanche per la forte atleta ucraina non ci sono problemi. A 1,84 al primo tentativo, come vediamo nella slow motion here on the monitor, and she's got it, green light for Irina. And now it's the turn to watch the first attempt of the Eleanor Patterson. Momento della campionessa del mondo, il primo tentativo dell'australiana, numero 84. First attempt, green lights. Here we go. Tanta potenza anche in questo salto, signore e signori. Tanta potenza. Da quelle gambe, vediamo proprio qui lo stacco e la chiusura per la campionessa del mondo. A 1,84. That's the turn for Maria. Vukovic, she's ready.
Chinese from Montenegro, Maria Kubrushina, first attempt. La rivedremo al secondo tentativo. E il turno di Elena va a notificare anche per il primo tentativo a 1.84. Fallisce il primo tentativo alla tenta Solena. La rivedremo poi al secondo salto. Concentrata Maria Vukovic al suo secondo tentativo. Si vede il campo. Presente qui Maria Vukovic da Montenegro al secondo tentativo 1.84. Come on Maria, la forte artista Monte Pellegrina, ora il turno del secondo tentativo per la Slovenia Apostolovski. Lia, and that's your turn in a second attempt. Per la 23, che ha un personal best di 1.91. Bravissima Lia, rimane in gara Lia Apostolovski, quel gorillo ha toccato la sticella che è rimasta per sua fortuna. E su non è caduta, rivediamo la slow motion del secondo tentativo della Slovena, eccolo qui. Vincente, quindi luce verde anche per lei. La rivedremo ai 187 centimetri. Qui con l'allenatore che si parlano dopo ogni salto, si sale e si va a 1.87.
air show on the left corridor. The young athletes from Australia, under 20 here in the wooden jump. She's ready to jump 1.87 first attempt. Ripetitivo, siamo a 1.87. Young team for Erin, and the first attempt failed. Riesce il primo tentativo della giovane atleta australiana. Ecco, li vediamo proprio in questo momento all'errore, allo stacco. Anche lei controlla il replay. E poi i consigli, sempre preziosi, del proprio tecnico, che abbiamo già ringraziato, i coach, tecnici di altissimo livello presenti questo pomeriggio qui alla palla SBU di Carlini Jump. È pronta al primo tentativo, ora in riascendo. It's a green light for you in the first attempt of 1.87 for these top athletes. You can see here the slow motion. And here we go. See you in the next phase. That will be 1.9. Già concentrata alla prossima pezza, il metro di 90. L'atleta ucraina. Elena Patterson, that's your turn in the first attempt. È pronta la capirista del mondo, la prima di 1.87. Primo salto fallito per Eleanor Patterson, in realtà il secondo nei tentativi dall'inizio della gara, quindi siamo 1.87, ne ancora due, quindi studierà i piccoli errori, ovviamente non ripeterli al secondo tentativo, e vedremo un po' come si comporterà il primo salto su questa altezza. Maria Vukovic è già pronta. Ma
a 10 minuti da tipo via. Ecco che si sta preparando per il suo secondo tentativo, la giovane australiana Mary Show. C'è adesso un colpo di sinistra per lei, ripetiamo, unica atleta che salta dalla parte sinistra. Al secondo tentativo rimane in gara, altezza 1,87, il green light di fianco a Spagna, Jason Wales. The teammate, the world champion, Brianna Lord Patterson, the second attempt, che deve essere pronta al suo secondo tentativo. Peccato anche per Elia in questo secondo tentativo che ora vedremo sul monitor, è l'errore della Slovena, eccolo qui, una buona partenza, uno stacco, è l'errore, e il red light, one more attempt for the Slovenia, Elia Portelosa. È concentratissima perché è l'ultima chance, qui è l'ultimo jump di rimanere in gara, è Eleanor Patterson, ricordiamo il suo terzo.
sua grande potenza, dalle sue gambe, l'esperienza. Ancora tanta potenza su quelle gambe, via si decolla. Take off for the Aussie. And the only jump continues for the world champion. Continua quindi la gara perché la campionessa è ridata. E forza, forza Maria. Vogliamo anche Maria in gara e al suo tentativo. A 1,87 della forte atleta montenegrina. Come on, Maria! Questo grande saggio, lei tante medaglie ai mondiali giovanili, questa atleta e Udine saluta con un grande applauso Maria Borovic. Happy to be here, thanks a lot. This is your talent in the ladies roster. The race goes on. Lia, forza Lia, Apostolowski, the last attempt for you. Anche per l'ultimo tentativo. Che peccato anche per Lia, c'era quasi, l'abbiamo visto, Lia Apostolowski deve abbandonare anche lei all'altezza di 1,97. Thank you Lia Apostolowski to be here in the fifth edition of Rudy Jump. L'asticella ora si sposterà a 1,90. The next bar hits Erin Cho, Irina Grashenko, Eleanor Patterson, Elena Valortiga. Questa è l'atleta in gara. And Erin is ready for the first attempt in 1.90. Ricordo al gentile pubblico che è aperto il baracca sopra le tribune, sopra gli sbalzi e all'ingresso c'è anche un distributore di acqua, se desiderate. È pronta? È il show. Dice il primo tentativo, la giovane del calzato.
Pierina, e quindi che la rivedremo al secondo tentativo. Ecco che osserva anche lei la sua performance al primo salto. Eleanor Patterson, that's your turn in the first attempt. È pronta la straniera al primo tentativo anche per lei. La fortissima atleta australiana che in questa stagione c'ha proprio un best di 1,87, quindi se dovesse superare il 1,90 sono praticamente qui a Udine ad oggi fare il suo best stagionale. Anche qui ricordiamo già un best stagionale di 1,87, quindi questa altezza di 1,90 è molto importante per queste fortissime atlete, capire anche la condizione, riuscire magari qui a Udine a fare personal best della stagione in corso 2022-2023. E ora vedremo pure il secondo tentativo di Erin Shaw, giovane atleta australiana che quest'anno ha già raggiunto il 1,90 m.
ora deve rimanere concentrata perché è l'ultimo tentativo sul metro e 90 per l'azzurra per proseguire l'ultimo jump. La gara femminile, ricordo, iniziata alle ore 16, poi la maschile inizierà alle ore 18 con un altrettanto roster di grandi, grandi campioni a confermare la tradizione dell'ultimo jump. L'idea di Alessandro Talotti insieme a Massimo Di Giorgio, ricordiamo il professor Mario Gasparetto con il supporto di importantissime associazioni sportive di Udine e del Friuli, ricordiamo in primis l'ASD, proprio Udine e Giampa che organizza questo importantissimo, il più importante per quanto riguarda la stagione della Ligione nazionale, uno dei più importanti a livello internazionale. Quindi grazie al presidente Massimo Patriarca che è qui con noi, presidente in Jump, la S di Libertas, il CONI, il Friuli Venezia Giulia, per quanto riguarda la parte anche organizzativa. Cinque edizioni che hanno visto veramente i migliori atleti, i migliori artisti in campo femminile e maschile, gareggiare qui a Udine, alla Palermes. Senza dimenticarci di ringraziare anche i tanti e volontari, e poi l'abbiamo già fatto, lo faremo anche nel corso del pomeriggio, abbiamo anche tantissimi allenatori, anche friulani, qui, ospiti, senza contare i coach internazionali di altissimo livello con esperienza olimpica, mondiale. Come on Elena, forza! Forza Elena! Elena, vi auguriamo ovviamente una grande proseguo di stagione. L'asticella si alza di 3 cm, 1,93. 3 cm zone. Higher the bar, 1,93. Three racers left, ladies and gentlemen. Elisho, Australia. Irina Gerashenko, Ukraine. Eleanor Patterson, Australia. Queste le tre atlete rimaste in gara. Erin is ready for the first attempt, 1,93. Fallisce il primo tentativo, la giovane atleta australiana, attenzione che c'è un classico al mese di 1,90, quindi dovesse riuscire a 1,93, la Udine avrà il suo classico al mese, assolutamente, quindi occhi puntati sulla giovane artista under 20 australiana. Ora per turno di Irina Gerashenko al primo tentativo. Iniziato bene la stagione, ricordo che ha un personale in questa stagione appunto
attenzione, Herman Patterson al suo primo tentativo. Si è già migliorata in questa stagione proprio qui a Udine. Quindi c'è già un dato statistico che parte qui da lui in jump per la campionessa del mondo. Al primo tentativo 1,93. Patterson fallisce il primo tentativo a 1,93. Stefano, vuoi che vada io un attimo? Cominciamo ad entrare in quel range di altezze che fanno curriculum, come si suol dire, fanno statistica. Al secondo tentativo quindi Erin, second attempt for Erin Show. Ha già eguagliato il suo best stagionale con 1,90. Red light in the second corner in. Julian Lafferty anche in questo secondo tentativo. È la giovane australiana. Ora vedremo Irina, la via Vascenco, determinata più che mai, la vediamo molto concentrata nell'affrontare il secondo tentativo a 1,93. È in grande forma in questa parte di stagione. L'atleta ucraina in questa edizione abbiamo sempre avuto ottimi atleti ucraini anche in campo maschile, e sarà qui con noi con la 18, anche vincitore dell'Udigiano 2021, Andri Prosciutto. Attenzione a Irina, attenzione a Irina. Al secondo tentativo non ce l'ha fatta, altezza importante, 1,93. Ora vedremo se ci sarà l'immediata replica di Eleanor Patterson. Grande potenza in quelle gambe, l'abbiamo visto nei salti precedenti. L'altezza comincia a essere impegnativa per tutte. Eleanor lo sa, lei che ha la medaglia d'oro in gara al collo. Qui è Udigiano, second attempt for Eleanor. Thank you.
Terzo tentativo per l'altra australiana. Vi ricordo che 1,96 è il minimo per quanto riguarda i campionati europei, quindi andiamo ad altezze molto, molto importanti. E anche per i mondiali junior, outdoor, assoluti, assoluti anche. Quindi attenzione, siamo al minimo 1,96 e sono due grandissime atlete a gareggiare. Vedremo poi il primo tentativo. Ricordo gli europei si svolgeranno in marzo a Istanbul, in Turchia, i mondiali in Ungheria, Budapest, agosto, due grandi appuntamenti dell'atletica, the European Championship in Istanbul, March 2023, and the World Championship in Budapest, Hungary, in the month of August of this year.
tentativo di riga, e rimane solo uno, nell'attesa ovviamente di Eleanor Patterson, che affronterà il secondo tentativo, sapendo che la competitor ne ha già sbagliati due. Il secondo tentativo di Eleanor, quindi per la due rimane ancora un salto all'altezza di 1,96. Open Athletes remains the last jump on this 8 with the bar 1.96. E dopo i primi mali di vedere la prima versione della Mali Group Champion, Fiorin Ulijad, thank you Rina, Kerasenko, absolutely, thank you so much. Questo grande talento ucraino che vedremo poi alle premiazioni ovviamente alla termine della gara maschile. I remember the end of the men race that we did official awards ceremony, women and men, of this fifth edition of Rudin Jam. And now, ladies and gentlemen, it's the time to see the last attempt to the last jump of the gold medal in Beijing 2022, Eleanor Patterson. An ultimo tentativo a 1,96. Poi, in base agli errori, i salti principali, ragazzi, tirata la classifica. Per capire chi sarà il vincitrice del Rudin Giallo.
2022 here. It's a great champion, absolutely. Poi avremo la classifica ovviamente e le premiazioni al termine della gara maschile che inizierà alle ore 18. Questa quinta edizione, anche come tradizione, abbiamo grandi campioni presenti qui a Udine nel mondo dell'atletica e non solo. E io inizierei con i saluti da parte di Gabriella Dorio a proposito di campioni olimpici, di medaglie olimpiche. Gabriella, una soddisfazione, un onore avere questa grande campionessa che sei stata, ricordiamo loro a Los Angeles nel 2005 per un curriculum ricchissimo di risultati. Abbiamo visto un roster femminile di altissimo livello per quanto riguarda il settore dell'atletica e la nazionale italiana ha sempre dato al mondo grossi atleti e in particolare nel Friuli dove c'è una grande scuola di artisti. Grazie a te, ricordiamo la medaglia d'oro olimpica a Los Angeles, grazie di essere qui con noi, assolutamente. A proposito, passiamo dal mondo degli alpisti al mondo degli alpi, quindi c'è qualcosa di simile. Lui ha sempre puntato in alto, dalla capigliatura al titolo europeo, campione del mondo in quella grandissima squadra, e parliamo ovviamente della pallavolo. Palati, io so, Lati Lucchetta, Andrea Lucchetta, che a te piace molto questa disciplina del salto in alto, ti affascina e che ti è sembrato vedere queste grandissime atlete saltare qui a Udine Jump? Fondamentalmente abbiamo un lato in comune che è una rincorsa e uno stacco. Si
altissimo livello. Grazie alla Biochetta Legend Sport e Salute qui all'Udin Jump. E a proposito di grandi campioni, abbiamo un altro mondiale, è un mondiale pesantissimo, uno dei più grandi, con l'asta, stiamo parlando del salto con l'asta, e un affezionato anche a Udin Jump, Giuseppe Geminisco. Allora Giuseppe, grande livello degli atleti, ora vedremo gli atleti, e questi ultimi anni è ripreso a parlare molto del tuo sport, dell'asta, perché c'è un fuori classe, lo svedese, che veramente ha portato tanta gente a interessarsi al mondo dell'asta. Sì, il mondo Duplantis è un fuori classe, un ragazzino che ha iniziato a saltare con l'asta a 4-5 anni, il papà Greg, ex saltatore con l'asta da 5,80 m, aveva una zona di pianura, perché questa è la mia spalla dentro casa, nel giardino di casa, quindi questo bambino, a differenza nostra, che da piccolo giocavamo calcio a pallone, saltava con l'asta. Da lì ha acquisito quelle attitudini che oggi lo portano a essere un grande campione. Da piccoli tutti sappiamo che i bambini sono delle spugne, e quindi l'aver fatto quei movimenti già da piccolo, la mamma è un ex atleta, insomma, di spessore svedese, il papà ex saltatore con l'asta 5,80 m, lui questa grande passione per il mondo del salto con l'asta oggi fa cose veramente straordinarie. Senti, abbiamo visto anche che cominciano in Italia a organizzare dei city event dedicati al mondo dell'asta, questo potrebbe essere positivo per avvicinare anche i giovani a questa affascinante disciplina. Sì, io dico sempre che lo sport oggi bisogna portarlo dentro le case delle persone, nelle piazze, nei luoghi dove c'è folla, è giusto far conoscere lo sport alla gente, e a volte si emoziona pure, sta lì per ore a guardare, perché magari quel tipo di disciplina lì, adesso parliamo del salto con l'asta, magari può essere il salto in alto, in lungo, a scherma, non sono stati mai partecipi, perché non abbiamo mai fatto pubblicità per questi sport cosiddetti minori, che poi minori non sono, e quindi nasce una passione così per caso, come per caso è nata la mia, e nacqui con i giochi della gioventù. Campione del mondo, Giuseppe Geminisco, qui a Udine, grazie Giuseppe per la tua presenza anche quest'anno. Dobbiamo presentare una bici particolare, e poi Giuseppe, Lucky, Lucchetta, noi consegneranno una sorpresa, c'è una sorpresa che ovviamente non andremo ora ad annunciare, perché lo farà Giuseppe, parliamo di questa bike, a te il microfono. Sì, sostanzialmente è una bici che nasce, magari ci avviciniamo, è una bici che nasce da un'idea mia, che ho sposato con Alessandro. È una bici che va fuori i canoni di una normale bicicletta, infatti potete vedere, è una bici completamente bullonata, con pezzi completamente fresati dal pieno. Tra l'altro la produzione di questa bike sarà curata dalla Canali System, dall'amico comune con Alessandro, Marco Povolini, e appunto CEO di Canali System. Dietro questa bici c'è un progetto bello, un progetto di grandissima amicizia secondo me. Questa bicicletta porta il nome, potete leggere, Jockey Jump. Jockey Jump, noi tutti conoscevamo Alessandro come JJ, perché da giovane piaceva mettere musica, faceva un po' il disc jockey, quindi jockey, e Jump perché saltava,
saltava in alto. Quindi da quando lui è venuto a mancare abbiamo portato in avanti questo progetto, lo abbiamo ultimato e abbiamo dato il nome di Jockey Jump a questa bici. Quindi JJ sarà in giro per le nostre strade per chi vorrà comprare questa bici. E il progetto di cui parlavo prima è un progetto che la Canali System, che io in prima persona ho insistito per poterlo portare avanti, è quello appunto di creare un fondo, e parte del ricavato delle vendite di queste bici sarà devoluto a questo fondo, che questo fondo sarà intitolato al piccolo Edward. E quindi insomma, noi tutti crediamo in questo progetto e lo vogliamo portare avanti anche per questa, anche e soprattutto per questa finalità. Grazie. Giuseppe, una bellissima iniziativa, assolutamente di valore. Allora Giuseppe, io ti rivolgo il microfono perché c'è una sorpresa. Ora le leggende dovranno consegnare un donna che è stata una cosa a una persona speciale, perché io lascio che lo dica Giuseppe. Prego. Sì, io invito Laghi e Gabriella a venire qua insieme a me, anche loro fanno parte di questo progetto. Il progetto Legend è un progetto che è iniziato con Grazia Sport e Salute, e noi vecchietti, ex atleti, andiamo in giro a promuovere lo sport a 360 gradi. Vorrei che Silvia si avvicinasse qui. Cara Silvia, io, se tu permetti, il presidente Mozzoli, la nostra capitana Manuela Vicenda hanno voluto e hanno accettato la proposta che è stata avanzata da Mario, quella di farti entrare tra noi Legend, e questa è la sorpresa. Silvia farà parte anche lei dei Legend. Ecco qui la consegna a Silvia Stiglin, una grandissima campionessa, andiamo nel mondo del pattinaggio all'hotel per la Triestina, compagna di Alessandro Calotti, e gli viene consegnato da questi tre grandissimi campioni della Legend, quindi Sport e Salute, ricordando Alessandro Calotti, quattro grandi donne e uomini di sport dell'Italia e del mondo intero questo pomeriggio qui a Uni Jump. Grazie e di cuore. Attenzione che ci stiamo avvicinando alla presentazione della gara maschile, però io invito un attimo qui con me Enzo Del Forno. Grazie Enzo, un altro grandissimo artista della scuola friulana, perché Enzo e anche Giorgio Brandolin, il presidente del CONI Friuli Venezia Giulia, se c'è, l'ho visto, Giorgio Brandolin. Allora Enzo, se me lo chiamate, grazie. Eccolo che arriva, perché vieni Giorgio, grazie, presidente Coni era al telefono. Prego Giorgio. Allora Enzo, dobbiamo ricordare un grandissimo allenatore, non soltanto del mondo degli artisti, ma proprio dello sport in generale, un allenatore friulano che ci ha lasciato l'altro anno, che ha allenato te e altri, Massimo Di Giorgio, altri grandissimi campioni, e al miglior atleta azzurro verrà consegnato un premio proprio in memoria di questo allenatore, che vorrei che lo introducessi. Sì, io faccio parte dell'Associazione Atleti Azzurri d'Italia, dove sono presidente, e prima di me è stato per tre quadrenni olimpici il professor Faustino Anzi. L'Associazione di Udine vuole ricordare un premio al miglior risultato tecnico di un atleta italiano di oggi, con una rappresentazione ricordando Faustino Anzi. Riceverà il premio la figlia del professor Anzi, qui la signora Barbara, che poi alla fine premieremo in base ai risultati che verranno ottenuti nelle due gare. Comunque sarà un premio che l'associazione
dedicherà al miglior risultato tecnico di questa gara di un atleta italiano. Grazie Enzo Del Forno, bellissima iniziativa per ricordare l'Anzi. Voglio anche tante cose, vorrei ricordare il Faustino, che è stato il promotore di questo palazzetto, che è stato uno tra i tecnici di valore che hanno avviato, studiato e anche sperimentato la nuova metodologia dell'allenamento in Umbria. Ricordare Faustino della sua penna, una penna molto molto delicata, molto fine, molto sottile e profonda, la sua raccolta di tanti libri, la pubblicazione in tante riviste ed è intendimento, qualora la famiglia fosse d'accordo, di collaborare col Comune di Udine affinché una biblioteca fosse dedicata qui in questo palazzetto o nelle aule di questo palazzetto affinché ci fosse una raccolta dei suoi documenti e venisse fatto uso a chi ne ha bisogno, dei giovani laureati. Grazie Enzo Del Forno, bellissima iniziativa, ci sono i rappresentanti del Comune, magari hanno sentito e sicuramente potranno accettare questa bellissima proposta. Grazie anche a Barbara di essere qui. Presidente Giorgio Brandolin, abbiamo ricordato Faustino Anzi, ma qui ci sono tanti uomini e donne dello sport di questa regione del Friuli Venezia Giulia che hanno fatto grande le nazionali azzurre a livello anche internazionale. Alessandro Talotti è stato l'ideatore, è stato molto vicino anche come CONI Friuli Venezia Giulia, perché era delegato di Udine del suo CONI Point, e c'è anche una sorpresa, c'è del materiale diciamo cartaceo editoriale che ricorderà anche Alessandro Talotti, però vorrei che ci dicesse lei qualcosina. Sì, intanto permettetemi di salutare la moglie, la mamma, il papà e il figlio di Alessandro, che io chiamo Talottino, da quando ho nato era poi vita di povero Alessandro. Io intanto ho fatto saluto a tutti del mondo dello sport friulano, gli amici atleti, ex atleti, le ragazze e ragazzi, loro sono tanti anni e i ragazzi che si premeranno adesso e danno lustro a questa manifestazione e anche all'idea di Alessandro che ho avuto 5 anni fa insieme Gran Pianino. Abbiamo costruito insieme al Giove, insieme al Raffaello, insieme all'Atletica, questa manifestazione. Non è un annuncio mio, è una sorpresa che mi ha fatto un editore, chiamo la moglie, che mi ha fatto la moglie e che io annuncio un po' a tutti. A breve verrà fuori un libro di Alessandro, che non è mega signora, che è anche la madre. No, la mamma non vuole dire neanche il papà, però lo dico io, è un libro particolare, non pensavo la storia dello sport, le imprese sue, no, è un giallo che dove poter svolgersi se non a una Olimpiadi cui ha partecipato Alessandro, e quindi tra breve andremo in libreria e troveremo un bel libro postumo di Alessandro che era anche evidentemente un bravo scrittore e quindi lo ricorderemo, almeno io sicuramente, ma penso tutti noi anche leggendo questa sua storia, questo suo giallo che ha scritto e che fortunatamente adesso andremo a pubblicare. Tutto questo ovviamente per ricordarlo e portare avanti i valori che lui ha portato avanti nella sua vita. Grazie a tutti e buon divertimento ancora. Grazie, grazie a Giorgio Brandolin, presidente con Venezia Giulia, grazie a Silvia Stibil e poi andremo tutti quanti ovviamente curiosi a comprare il libro in giallo, giallo in tema olimpico del grande JJ. Attenzione che fra pochi minuti andremo ad introdurre il roster della gara maschile di questa quinta edizione dell'Udine Jump qui al Palabermes di Udine. Grazie.
anche quest'anno, gentile pubblico, non poteva mancare la leggenda delle leggende. Grande amico di Alessandro Dalotti, grande amico dell'Udin Jump e della città di Udine, della regione Friuli Venezia Giulia, è conosciuto come Mister 2,45, Mister 2,45, il record del mondo è qui, Javier Sotomayor! Allora Javier, benvenuto ancora una volta, ormai sei amico di questo evento di Udin Jump. Quest'anno c'è il suo figlio, esalterà, campione assoluto spagnolo giovanile, spagnolo under 16, è giovanissimo, pensate che ha 15-16 anni e ha fatto già veramente delle performance, dei best assolutamente di altissimo livello. Ma è una questione di DNA, tuo figlio? No, muy joven todavía, però spero che siga mi passo. Allora abbiamo visto il roster femminile. Campeones, ora il roster maschile. Quanto importante sono questi eventi dedicati al salto in alto, indoor, qui come questo di Udin Jump? Un evento molto importante, specialmente per i saltatori d'altura, ed è una possibilità di medirsi tra loro. Javier, vuoi salutare in italiano il pubblico qui presente? Saluto tutti! Grazie Javier! E poi sarà qui per le premiazioni, è molto emozionato perché salterà suo figlio e quindi è molto attento ora, concentrato. Già prima parlava con Zaxiang che si allenava proprio qui, l'abbiamo visto, questo astro nascente che si allena in Spagna, ha fatto un'ottima stagione l'altro anno nel 2022 ed è assolutamente un atleta da tenere d'occhio. E quindi per lui anche un'ottima esperienza qui al Udin Jump 2023. Pensate che c'ha un personal best di 2 metri e parliamo di un under 16. Poi ovviamente andremo ad introdurre gli altri grandi campioni presenti qui, delle conferme e anche due giovani azzurri tra cui ricordiamo presente anche quest'anno e ci fa un immenso piacere un ottimo artista che viene dalla scuola del Friuli, lui da Gemona del Friuli è qui con noi, Simone D'Alzeglio, assolutamente atteso qui dal popolo friulano all'Udin Jump, la gara di casa. Ora gli atleti si allenano, metteremo un po' di musica e poi fra un po' di minuti andremo ad introdurre il roster maschile. Grazie.
porque nena no sabes que es así. Ay, mami, ven conmigo y dime que sí. Mami, ven conmigo y dime que sí. Tú sabes que conmigo vas a ser feliz. Y porque nena no sabes que es así. Ay, mami, ven conmigo y dime que sí. Tú sabes que yo sé lo que te gusta. Thank you.
We invite Irina Gerashenko. Irina Gerashenko, please come here to the winner ceremony area. Thank you, Irina. We have to introduce the girls' victory ceremony. So we are waiting Irina Gerashenko. Allora, prima delle premiazioni abbiamo Sergio Baldo, lo ringraziamo, il vicepresidente Vicario Fidal. Allora, grande livello, l'abbiamo visto nella gara femminile, ora fra pochi minuti inizierà la gara maschile di questa quinta edizione dell'Udin Jump, che a tutti gli effetti è l'evento dedicato al mondo degli artisti più importante a livello indoor nella stagione invernale in Italia e non solo, perché hanno vinto qui nelle passate edizioni atleti medagliati olimpici e mondiali. Beh, è sempre un piacere tornare a Udine. In questi 5 anni questo meeting è cresciuto molto. Io credo di averli visti tutti, quindi è cresciuto il modello organizzativo, è cresciuto anche il parterre di atleti e soprattutto questa sera abbiamo già visto una competizione importante di salto in alto con atleti veramente, veramente di altissimo livello. E ci aspetta un'altra gara maschile di altissimo livello, davvero complimenti a chi ha organizzato e realizzato e ogni anno cerca di metterci qualcosa in più per rendere questo evento davvero davvero spettacolare. Bravi davvero. Grazie, grazie vicepresidente Vicario Fida per la sua presenza e il saluto. Sarà proprio il vicepresidente a premiare l'ottava e la settima. So we start the award ceremony of the girls with an 8th place from Slovenia, Monica Podlogar. Premia Giorgio Brandoli. In the 7th place, Italia Italia, Atletica Lugo, Marta Morana. Prego Giorgio Brandolini. Sarà Sergio Baldo poi a premiare le prossime 2 atlete, grazie. Ecco Giorgio Brandolini al 6° posto, 6th place from Montenegro, Maria Vukovic. Prego Sergio. Sergio Baldo. Al 5° posto, in the 5th place from Slovenia, Lia Abatalassi. In the 4th place, al 4° posto, l'atleta del centro sportivo dei Carabinieri, l'atleta azzurra Ella Valentiniaga. Con Sergio Baldo, grazie Sergio. Consegniamo all'atleta di punta, ricordiamo la splendida medaglia di bronzo ai mondiali di Eugenia del 2022 per
l'atleta veneta premiata dal vicepresidente. Ed ora è il momento del podio. Let's try to announce the top three at the podium. The bronze medal in third place from Australia, Erin Shaw, che verrà premiata da Barbara Zilli. Grazie in rappresentanza della regione Friuli Venezia Giulia, l'assessore alle finanze, questa giovane talento australiana, Erin Shaw. Signori, signori, siamo pronti ad introdurre i top athletes in roster maschile del Woody Jump 2023 a livello del centro sportivo dei Carabinieri. Quindi parliamo di Italia, Italia classe 94, non perso la veste di 2021, Eugenio Meloni from Slovenia. Del 2004 Edoardo
Centro Sportivo Aeronautica Militare, classe 89, con un personal best di 2.35. E qui a Udine Marco Fassinotti. Ed ora, signori e signori, vincitore qui a Udine Jump 2021, per noi medaglie mondiali, medaglie europee, con 2.40 di personal best, dall'Ucraina Andriy Prosenko. Pronti ad assistere un grande spettacolo e incredibili salti con questi campioni. Il programma dei salti, that's the bar gates program, 180, 184, 188, 92, 96, 200, 24, 208, 212, 216, 220, 224, 227, 230, 230, 2 plus 2. Programma dei salti si inizia da 1.84, come possiamo vedere dal pannello. E sarà proprio il DNA, il cubano, a saltare per primo, figlio di Jadier, presente qui per la prima volta, questo giovanissimo atleta, Javier Sotomayor, classe 2008. È un po' emozionato il giovane Mazzi, poi con questo rooster, con il papà che lo sta guardando, da 15 anni a 5 metri, in quelle gambe. Forza Simone, giochi in casa. Primo tentativo 1.84 per il giapponese, altro giovane interessantissimo. Subito si presenta bene Simone. Ricordiamo che ha titoli italiani nelle categorie giovanili con un personal best, il friulano, 2.10, quest'anno 1.92, vediamo la slow motion. Intanto nell'attesa, perché la gara c'è, il saluto anche di a questo favoloso pubblico, Barbara Zilli, e inizia in questo momento la gara femminile con l'astro nascente, il figlio di
scappo e poi presa la luce. And here we go, green light for you, Hazie, in the second attack. Sì, buonasera a tutti, grazie per l'invito, grazie ancora una volta per aver voluto questo meraviglioso meeting proprio qui, mi ricordo di Balotti, grazie anche per aver dato il nome alla mascotte, JJ, come volevamo fare, quindi credo che questo sia un grande momento di riconoscimento di tutto il lavoro del sacrificio che JJ ha devoluto non solo all'atletica ma anche a questa città con questo meeting, e grazie a tutti gli atleti, ai preparatori, alle famiglie, perché sappiamo tutti qual è il grande sacrificio anche dell'organizzazione delle gare e quindi i sacrifici che ci sono dietro ad ogni campione. È un momento importante questo, che io non voglio rubare tempo alla gara, anzi, però voglio dire che la regione è veramente orgogliosa di essere questa sera, emozionata nella mia persona, perché credo che questo sia un palcoscenico internazionale che Udine, la regione, merita tutto di portare avanti negli anni. Grazie, grazie a Barbara Zilli, assessore alle finanze della regione Friuli Venezia Giulia. Grazie, first attempt, 1.88. Vediamo un po' con il sottomaiore, il primo tentativo, 1.88. Forza Simone, al primo tentativo a 1.88 dalla slida di Gemona. Quindi Simone c'è in questi primi salti, vedete che stiamo già alzando l'asticella con le prossime proiezioni. Vediamo questa bella slow motion, gran bel salto per Simone. Ora con Mario Gasparetto, ricordiamo il professor Mario Gasparetto che lo ha cresciuto, poi gli ha dato i primi consigli a Simone. Grande atleta, ricordiamo titoli italiani nelle categorie giovanili e gli si prospetta una gran bella carriera. Axel, 1.92, il turno del 1.92, non c'è respiro per i due giovani. Primo tentativo fallito. Red light in the first attempt. Axel Sotomayor Gomez, ricordiamo campione nazionale spagnolo del 2016 nel 2022 con 1.91 e poi il suo personal best di 2 metri. Questo under 16, talento indiscusso, DNA, una famiglia di grandi campioni. Anche per lui non ci sono problemi, a 1.92,
prima o poi consigli che gli dà la Mario, ora guardando anche il monitor. Sandro Jersey Tomasini, 1.96, eccolo qui l'atleta sloveno, pronto al primo tentativo, 1.96, con un personal best per Sandro di 2.22, altro ottimo atleta. Cari gentili ospiti, c'erano tanti centimetri, adesso lo vediamo, dal corpo di Simone
Edouard l'asticella, vedete? Eh sì, gran bel salto a 1,96 per Simone. Grazie, let's your last attempt, come on. Andiamo sui 2 metri con Sandro Herzin Tomassini. Siamo già all'altezza dei 2 metri. Conferma il primo tentativo, forte atleta sloveno sui 2 metri, direi senza problemi. Vediamo la slow motion. Diciamo che c'è, è concentrato. Anzi, ricordo che ha un personal best di 1,97, quindi qui a Udine anzi sa che è un'altezza importante per lui, questi 2 metri, raggiungerli a così giovane età. È molto concentrato dopo aver superato l'1,96. Attenzione Edoardo Stronati, ottimo atleta, di grande interesse. Ecco che si presenta Udine, Edoardo Stronati, questo fortissimo 19enne. La inattese della Prosesto, promessa del salto in alto azzurro, campione italiano nelle categorie giovanili con un personal best di 2,20, sì signori, con un personal best di 2,20, e qui a Udine. Rivediamo il replay. Simone Tanziglio, al primo tentativo. Quest'anno 1,92.
fallito anche nel secondo tentativo, Red Light in merito al secondo attempt con Cuban, con un tentativo per lui. Simone già pronto al secondo salto, siamo all'altezza di 2 metri. Simone, il secondo tentativo con la luce rossa, ne rimane una, forza Simone, ce la può sicuramente fare, è in ottima condizione l'atleta friulano, anche quest'anno non poteva mancare alla gara di casa, la Ludi Jump, importante evento indoor della stagione. Grazie Sottomayor, che comunque è andato vicinissimo il suo personal best, ricordiamo che è di 1,97. Grazie! Questo grande talento di cui sentiremo parlare assieme Sottomayor a Rudy Jump. Dosville, 23. Simone, sei all'ultimo tentativo. Sui 2 metri. Fassinotti, Eugenio Meloni, Edoardo Adronati, l'abbiamo visto già in azione e si è presentato. Siamo a 2.04. Ricordo che la passata edizione la gara è stata vinta da Russo Ilya Ivanyuk con 2.29. L'anno prima il fortissimo atleta ucraino qui presente anche in questa edizione, Andriy Proshenko, capace di raggiungere i 2.40. Comunque vediamo Sandro, nella prima di serie ha dimostrato di essere in buonissima condizione. Sandro, yes, Tomassoni. 2.04. Molto bello, molto potente, tecnico, anche frontale, lo vediamo adesso.
Ricordiamo medaglia di bronzo agli Europei Under 23 di Tallinn nel 2015, altri ottimi risultati. Ecco che guardiamo subito il primo salto, gran bel salto per il Cagliaritano che si presenta qui all'ultimo jump, l'atleta dei Carabinieri. Signori e signori, Andri Prosciacco, una delle leggende di questo sport. The next one. Andri Prosciacco, the next one, the legend here, one of the legends, 240 is a personal best, con un 240 già vincitore. Medaglie europee, vincitore di Jump 2021 con un personal best di 2.40. Ecco che si guarda anche lui al primo tentativo, si va a 2.08 con Sandro Chiesi Tomassini. Eccolo Sandro che si prepara ad affrontare il primo salto sull'altezza di 2.08. Non sbaglio un colpo, il giovane, ricordiamo, Andrea Venti, il giovane atleta sloveno, quest'anno ha fatto già un 2.16, lui che ha una personal best di 2.22, un ottimo atleta, non fallisce. Vediamo qui la slow motion al suo primo tentativo, ai 2.08, è turno di Eugenio, al primo tentativo, Eugenio Venti. In grande forma, ineccepibile in questo primo tentativo di 2.08, ed ora affronterà questa altezza un altro under 20 interessantissimo, Edoardo Stronati. Chiamarlo green light, luce verde. Riguardiamo questo bellissimo salto,
questo astro nascente nel mondo del salto in alto azzurro, eccolo qui, perfetto. Lo rivediamo frontale, lo si vede ancora meglio. Edoardo qui al primo tentativo, 2.08, e lui c'è, e lo chiude molto bene. Edoardo, si trova avanti. Entra in gara, è proprio al primo tentativo, Mario Passianti. Senza problemi per Marco al primo tentativo, 2.08. Tihomir Ivanov, la selezione of the Bulgarian, anche quest'anno presente come nell'edizione del 2022, il Bulgaro con 2.31 di personale quest'anno, 2.23, altro buonissimo atleta. Tihomir Ivanov and the green light in the first attempt, 2.08. You can see here the replay. Si sale Udine 2.12. La gara prosegue molto lineare con continuità. Stanno eseguendo ottimi salti tutti gli atleti a dimostrazione dell'altissimo roster. Ed è Sandro pronto e al segno. Tomassini al primo tentativo, 2.12. E fallisce Red Light, il primo tentativo a 2.12, Sandro e Assina. Tomassini non è ancora entrato in gara, Luis Enrique Zayas, il cubano. Vediamo se entrerà in gara i 2.16. Eugenio Leoni al primo tentativo, 2.12. Eseguito per affetto Zelikov, poi le gambe hanno toccato l'asta, adesso vediamo lo slow motion di Eugenio, l'ha staccato molto bene, vedete, l'ha staccato molto bene, prossimo tentativo è il secondo tempo. Lui. Ecco che entra in scena il cubano, Luis Enrique Zayas, con un personale di 2.33, quest'anno 2.27. Qui a Udine nel secondo e terzo posto in cerca della vittoria in questa quinta edizione per questo ottimo artista della scuola cubana. Cause you're sky,
Avete visto la leggerezza di Luis Enrique allo stacco? Adesso lo rivedremo. Guardate la leggerezza quando è in aria il cubano. Fa catalunga. Grande decollo. Anche così.